Ciao, siamo qui per la quinta, sesta intervista del Move & Prove. Siamo arrivati fino a Torino, siamo con Arex. Ciao a tutti. E Iron, bella, vincitore dell'ultimo show Express il Contest. E siamo qui per presentarvi il Move & Prove che si terrà a Brescia il 23 febbraio, quindi la prossima domenica. Ci sono già tanti personaggi iscritti. Voi come vi state preparando per questo torneo, Iron? Ma io sinceramente mi sto più preparando sullo show. Dato che ho vinto l'ultimo, mi sento più pronto a dare il meglio nello show. Magari riusciamo a qualificare già ai quarti senza dover magari farmi tutto dai sedicesimi. Sto cercando di migliorarmi sulla musicalità. Musicalità neanche tanto, ma passi base, cioè molto puliti e queste cose qui. Mi sono contento perché ritorna un evento importante in Italia, questa è già una gran cosa che mancava da un sacco di tempo. Cercherò di dare il massimo e magari chissà di riuscire a vincere lo show. Bene, bene. Arex, invece, anche te farei lo show? Ma no. Guarda, io per lo show ho un numero di idee pari a zero, però sto puntando sulla battle. Il fatto è che da un po' di tempo ho deciso di resettare un po' tutto, perché ho iniziato a ballare in un periodo in cui l'elettro non era prettamente elettro, e quindi ho deciso di riniziare e ripartire dalle basi e ricrearmi uno stile da zero. Quindi questo qua richiede un po' di tempo. Ora ero in un periodo un po' morto, appena ho scoperto tutti questi eventi che ci saranno in 2 o 3 mesi, e allora sei... ti torna la voglia, di nuovo si riparte con gli allenamenti. A proposito di chi vuole ricominciare, insomma, a riapprendere bene i passi base, prima del torneo dalle 2 ci sarà il workshop in cui ci sarà un insegnante apposito che vi insegnerà proprio i 4 passi base nell'electro dance, e quindi li scoprirete e capirete quali sono i passi fondamentali per poter fare un proprio freestyle electro dance. Insieme, in parallelo a questo workshop, ce ne sarà uno anche dedicato agli insegnanti e a chi vuole diventare insegnante. Praticamente saremo in 2 o 3 personaggi, ballerini e non, che vi spiegheranno delle metodologie di insegnamento e di allenamento riguardanti l'electro dance. Dopodiché, subito gli show, massimo 3 minuti, c'è bisogno di un tema. Poi selezione aperta, dove non elimineremo nessuno ma faremo semplicemente una classifica per decidere l'ordine delle battle. Ad oggi abbiamo 31 iscritti, quindi facilmente si comincerà dai sedicesimi di finale, quindi ci saranno tante sfide e tanto divertimento per questo Move & Prove. Ci sono iscritti Yesuer Electro, c'è sì. Drew dei Marvel, alcune voci dicono che ci sono altri campioni, vice campioni d'Italia che vogliono partecipare. Mister. Voi chi temete di più voi? Allora, da un certo punto di vista temo un sacco Sale, anche se è di Torino e... L'hanno detto tutti Sale, è incredibile, più c'è una perché, pressione addosso. Ma Sale più che altro perché non si è fatto vedere tanto dall'ultimo Verti a giugno, e quindi secondo me è migliorato un casino. Comunque io, anche essendo del Piemonte, non l'ho visto tanto, quindi sono... Si è nascosto nell'ombra. Sì, sono molto curioso di vedere cosa tirerà fuori. E un altro che temo anche è Simon. Simon Energic, che anche lui ha dimostrato nell'ultimo Vertimond cosa sa fare. Anche anche Drew. Per me, sinceramente, conoscendo l'esperienza che ha Sale, sinceramente c'è un abisso enorme tra me e lui, quindi il più temuto secondo me è lui, per l'esperienza, per lo stile che ha, per il modo in cui si allena e migliora alla velocità della luce. Vi ricordo che chi vince, appunto, vincerà la qualifica nei sedicesimi di finale a San Pietroburgo del Move & Prove International. In questi giorni siamo venuti a sapere che si sta preparando anche in Messico per questo torneo, e hanno già confermato che chi vincerà il torneo messicano, ovvero l'Invaders, andrà veramente là, quindi andrà a partecipare. Insomma, ci saranno un po' tutte le nazioni, è un po' un nuovo mondiale quello che si sta creando in Russia. Noi non lo stiamo ancora chiamando mondiale, ma ho sentito da quelle parti che iniziano già a chiamarlo Coppa del Mondo, cose del genere, quindi sta diventando una cosa abbastanza seria. Bene, questo è tutto, ci vediamo il 23 febbraio a Brescia per i Move & Prove. Bella.